Prosegue la protesta dei lavoratori della First Aid One, che chiedono il rispetto della clausola sociale per il riassorbimento del personale della cooperativa che gestisce il servizio di trasporto sanitario per gli ospedali riuniti di Ancona fino al 31 agosto. La RTA ANPAS Appalto Ospedali Riuniti si è aggiudicata la gara d'appalto per il servizio e subentrerà dal 1 settembre. Un gruppo di dipendenti della First Aid One stanno cercando di fare valere le loro ragioni, prima manifestando davanti al vecchio ingresso dell'ospedale regionale, successivamente fuori dall'area ospedaliera lungo via Conca. Io, come altri 40 colleghi, dal 31 agosto ci ritroviamo in mezzo a una strada. In mezzo a una strada perché la nuova ditta che si è aggiudicata la gara dell'ospedale Torrette, cioè l'ANPAS, non ci vuole integrare nel loro organico, e il perché ancora non ce l'ha spiegato. La nostra protesta è indirizzata verso il dottor Caporossi. Lei è l'unico che ci può aiutare, è l'unico che può bloccare un attimo la partenza e rivedere la nostra situazione insieme ad ANPAS. Dal canto suo, il direttore generale degli ospedali riuniti Michele Caporossi, accompagnato dal direttore sanitario Pasqualucci, d'intesa con il direttore amministrativo Maraldo, si è recato tra i lavoratori per portare la solidarietà ai dipendenti. Noi abbiamo previsto già nel bando di gara la clausola sociale, vale a dire il fatto che chi subentra nella gestione del servizio deve farsi carico di una parte o tutti i lavoratori impegnati. E questo lo confermiamo, che noi non possiamo entrare nel merito di un contenzioso fra due ditte diverse. Sicuramente quando ci sarà la convocazione di un tavolo richiesto dai sindacati alla prefettura, noi saremo presenti e faremo la nostra parte per sostenere il fatto che i lavoratori debbano avere una continuità nel loro lavoro.